Allora qua ci dice che c'è un punto di interesse del quartiere, come si chiama? Sblocca punti di interesse, io non so cosa siano e lo vedrò adesso insieme a voi. Perché ovviamente quando ero un bimbo piccino andavo a fare solo le missioni principali, giustamente, no? E quindi ritenevo queste cose totalmente inutili. Poi col crescere, col maturare, col giocare giochi, uno si rende conto che magari servono anche le altre cose. E non solo le missioni principali, perché tipo nel caso appunto di GTA 5 costituiscono l'appena misero 60% di tutto. Vediamo se si può fare qualcosa, magari. Qui c'è la telecamera più in alto. Ok. Sblocca. Esattamente cosa ha collegato? Ok, questo. Telecamera. Sto cercando di capire, scusate. Ho rubato un po' di soldi. Telecamera, questo va lassù. No. Penso che allora abbiamo fatto. Perché se adesso faccio così. Pardon ragazzi, eh. Mo che ho sbloccato questo, che succede? Che dove devo andare ancora più su? Io devo arrivare alla soluzione, se no veramente mi ci piglio e mi ci ripiglio. Cazzo si fa? Allora, la mappa suggerisce che c'è da andare alla base dell'antenna e installare una backdoor. L'antenna è quella. Quindi sì, ho fatto bene ad aprire lì. Ho fatto bene. Ok, 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 va bene. Ce l'ho, ce l'ho. Comunque bisognava andarci di persona lo stesso. Perfetto. Ricompense progressi. Ok. Sono 13 antenne CTOS. Perfetto. 3% di storia, fate voi. E adesso, allora, andiamo a fare la prossima missione principale. Perché abbiamo fatto quello che dovevamo fare e tra l'altro si trova anche abbastanza vicino. Sono 13 antenne, 2, 3, 4, 5, poi ne vedo 5, però vabbè. Musichetta jazz.
Tanto anche se era pedonale noi possiamo passare lo stesso perché siamo speciali. Questi non c'ho ancora l'abilità di tirarli giù, ma tra poco ce l'avrò. E vuoi guidare tu? E vabbè, che devo fa? Eccoci qui. Finalmente. Sì? Dove cazzo sei finito? Sono nella merda. Che cazzo, siamo nella merda? Sto arrivando. Forza, amico, i poliziotti mi troveranno, sbrigati. Raggiungi West Island con questo SUV qua. Con questo SUV qua. Di sicuro facciamo prima, ma il SUV non funziona. Proviamo con quest'altro SUV che funziona. Che non è proprio un SUV. La polizia di Chicago è riuscita a sventare un'incursione notturna in una fabbrica. Uno degli intrusi è morto, mentre il complice è ancora in fuga. I posti di blocco causano rallentamenti intorno a Park Square. Qui centrale, abbiamo luce verde per la... Boom! Bellissimo! Chiudere il ponte all'ultimo così. Pensiamo delle fasi, scansione, inseguimento, ricerca. Entrare a tutte le unità, scansione. Merda! Aggiungi il fuggitivo senza farti scoprire io che ho appena chiuso il ponte, fantastico, però io posso fare questo. E la macchina funziona ancora, fantastico. Qui centrale, abbiamo luce verde per la scansione CTOS, cerchiamo il sospetto. Tutte le unità, stazione CTOS avviata. 59%. A tutte le unità, la centrale ha avviato la stazione CTOS per il suo centrale. A tutte le unità, lo sapevo. Attenzione, una volante è stata inviata in cerca del sospetto. Ora gli vado addosso. Adesso mi trovano pure. E io devo rimettere giù il ponte, per forza. Dobbiamo farlo fuori, lo colpisco di lato, attenzione. Fermo dove sei. Non è che attraversano, no, no, non attraversano, non attraversano. Se vado giù nel tunnel, si può fare? Sta provando a sinistra, il sospetto deve essere vicino. 25 secondi, dai. Qui 938 Charlie, stiamo tornando alla stazione. Basta di inseguirmi, vero? Ho distrutto la macchina adesso, cioè basta così. Non so. Una fettina di ulopinoli no, eh? Si è tipo ridotta al caddy che si usa nel golf, perché praticamente l'ho ridotta così la macchina. Veramente sono stato un bischero perché potevo evitare di farmi beccare, invece sono stato bischero e buona. Ok. Mascherina come Assassin's Creed. Tu abbia un invito o sei morto? Sono l'autista. Cazzo, amico, ci hai messo una vita. Hai un'auto, questo è un colabrodo. No. Le mie regole e la tua auto. Questo è il patto. Va bene, forza, vieni, andiamo. Fuggita nella ricerca nemica. Cosa? Che cazzo, la polizia è sbucata dalla zona senza farti scoprire. Ora segui la strada e tieni gli occhi aperti. La polizia mi cerca ancora. La tua strada ci farà ammazzare. Siediti e sta zitto. Devi seguire il piano, so quel che faccio. Così bene che il tuo amico è morto. Giù la testa. Ok.
Quelli li abbiamo scampati. Squadra, perlustriamo i vicoli e cerchiamo di farlo uscire. Ricevuto. Là ci sono i posti di blocco. Unità in arrivo su West. Non mi deve prendere l'elicottero. E qua si gira per forza. Ora vedi di calmarti. L'isola è ben protetta. Passeremo per i vicoli, i garage, senza farci vedere. Se spengo il motore e anche le luci, devi far silenzio. Ok, perfetto. Fuga riuscita. Sì, ok. Dammi tempo. Cazzo, amico, dicevano che eri bravo. E lo sei. Si è fatto un po' una bua la macchina, no, no, no. Niente di serio. Sorry, non volevo. Ok, ci siamo, è fatta. C'è della gente che ci aspetta, non fare cazzate ora. Arrivati. Cazzo. Quello è Lucky Queen. Perché vuole incontrarci? Non è qui per noi. È qui per te. Qualcuno sapeva. Giuro, non so cosa è successo. Non ci doveva essere nessuno, eh. Insomma, è una fabbrica di computer, giusto? Mi volto e l'allarme scatta. La polizia è arrivata subito, non ho... Stai buono. È finita ormai. Però l'ho preso, vero? Questo importa. Sia così. È questo che importa. È così che va il mondo. Non c'è spazio per gli errori. Oh, lo so bene, signor Quinn, lo so. Ma io non ho fatto... Tranquillo, non c'entro, io calmo. Non... Va tutto bene. Chiaro? Sei riuscito a parlare con la mamma? Con gli amici? La ragazza? No, signor Quinn. Ero di fretta. Riferisci al tuo capo che lo chiamerò. Nel caso mi servisse un'altra consegna. Lucky Queen del cazzo. Comando il Chicago South Club. Vabbè, la missione è tipo era semplicissima, ragazzi. Chicago da prima che nascessi. È abbastanza easy. Città, se gli avessi piantato un colpo fra gli occhi. È proprio il tipo di cose che non voglio fare. Se paga sempre cara, non deve succedere più. Ehi, com'è andata? Hai finito il lavoro? Che cazzo ti è venuto in mente di lavorare per il club? I soldi sono soldi. Devi iniziare a separare la morale dal portafogli. Ehi, calma, ti ascolta. Posso presentarti il mio uomo, ti troverà dei lavori da autista migliori. Va bene. Non so se accetterò, ma fai pure. Mai rifiutare qualche soldo in più, no? Ah, visto che l'hai chiesto, a Maurice piace molto la sua nuova casa. Perfetto, ricompense a posto. A parte l'avevo già visto. E ce l'abbiamo qualche punto abilità? No. Progressi. Ok, a posto. Perfetto.